Eccoci qua, Alessandro Canna, per il sociale, siamo qua con il nostro progetto qua di minivelo, preso una bici della Decathlon economica Fold, la più economica, quella da poco più di 170 euro, monomarcia, perciò single speed. Ho cambiato la sella, ho cambiato il manubrio, ho recuperato un manubrio vecchio di una bici vecchia, ho aggiunto i corni, ok? Ho cambiato le manopole, ho cambiato le manopole freno, anche quelle di recupero da una bici vecchia, perché era tutto unito, insomma, le manopole e i freni di prima. Aggiunto qualche borsa, cambiato le coperture, ovviamente ho messo questa Kenda da 1,95 che si riesce a fare anche del fuoristrada, si riesce a fare tranquillamente. Perciò diventa una bici praticamente super versatile per avventure pieghevoli, ecco, per avventure pieghevoli. Però può essere una cosa interessante. Ho tolto le borse dal vecchio motorino e le ho messe qua, e le ho adattate con degli elastici che fanno anche da supporto e vanno benissimo così alla grande. E perfetto. Ho messo un porta power bank qua e qua il porta telefono. Ho aggiunto due luci importanti, perché queste sono LED che fanno luce veramente, e una luce importante anche dietro, che costavano uguale di quelle Decathlon, ma che fanno il triplo di luce. Comprato su Amazon, cinesi ovviamente, a un prezzo modico, perché il tutto viene una luce davanti e dietro intorno ai 15 euro, non 90 come certe che vedete in giro, ecco. Tutto alla grande. Ho cambiato la cavalletta, ho messo una cavalletta doppia, così si può parcheggiare ovunque. Sta andando da Dio anche in fuoristrada. Noi ci vediamo al prossimo video, se volete supportarmi. No, guarda questa che coraggio. Guardate questa che coraggio. Con il kayakone in mezzo a ste rapide qua. Questo è veramente coraggio. Bravissima. Bravissima. Ed è un parco giochi per chi. Ecco, una gara di kayak. Ma che incredibile, ragazzi. Cioè, siamo qua e abbiamo beccato una gara di kayak con questi che fa una gara, presumo, o comunque con quelli con la pagaia doppia e anche la pagaia singola. Guardate che bravi, caspita. Penso sia una gara perché hanno i numeri o comunque si stanno allenando. Guardate che bravi questi. Con sti kayakoni qua che sono tipo canoe, però, perché non hanno la copertura. Non hanno la tenda, hanno solo il tendalino, ma hanno solo l'apertura centrale. Bravi, che spettacolo. Ragazzi, neanche a farlo apposta abbiamo beccato un contenuto favoloso di una gara di kayak. Guardate col tramonto che sta arrivando, oltretutto. Guardate che bravi questi, bravi, bravi. Dicevo che l'Adige così è un paradiso, è grossissima e fa paura, però è un paradiso per rafting e kayak. Cioè, così è una godura per chi fa rafting e kayak. E qua troviamo sia con la doppia pagaia che con la pagaia alla canadese, spettacolari. Abbiamo beccato anche questa fenomenalità, guardate che roba, guardate che figata, questi col kayakone. Benissimo, io vi lascio ovviamente con questo anche sprazzo con la visione di questo splendido mezzo, e andiamo avanti noi, andiamo avanti, poi ritorno, facciamo su strada, perché se torno di là e becco di nuovo la signora che apre la porta e mi dice: "Oh, Sacramentolino, che cioè io venivo giù pianissimo, strada pubblica, perché è un sentiero sul demanio, perciò lei la porta e gli scalini che vengono sulla strada, perciò non è, e c'era anche delle barre, perciò non è che sono venuto giù a tutta e l'ho sfiorato. Appena appena passo Duomo, frenando, vabbè. Allora, se volete supportarmi avete due modi: like, mi piace, condividete, eccetera, fatemi arrivare a 1000 iscritti. Se volete aiutarmi con un caffè, qua sotto il mio PayPal, come volete.
Ciao ciao.